Per fortuna che io il fatto della calvizie l'ho superato un sacco di anni fa, se no oltre la figuraccia rosicavo pure. Però no, io avevo 22 anni la mattina in cui mi sono guardato allo specchio e ho detto vabbè, è finita, è inutile che, cioè, se ti fai 3 riporti comunque i capelli non ci stanno, non è che se ti pettini i peli delle orecchie funziona, è finita. E 22 anni è presto per essere pelati, è proprio tanto presto. Però in compenso adesso, quando vedo un uomo sui 30 anni che perde i capelli, io godo. Ce l'avete tutti presenti, li conosciamo tutti quanti, quelli che stanno là a fare tipo, ma forse se uso questo shampoo e mangio i semi di girasole è finita, sei pelato. Li tratto come un veterano di guerra che parla con una recluta. Tipo, ehi pivello, cos'è, hai paura che in ufficio ti prendano in giro perché ti si vede la piazzola? Io, senza capelli, ci ho fatto l'Erasmus. L'Erasmus, e è vero. Un Erasmus che non auguro a nessuno. Sono andato in Inghilterra, come tutte le persone vanno in Erasmus, pensando di dare tutti gli esami e di scopare, e sono tornato che avevo dato un esame ed ero pelato. Questa è la mia esperienza in studio.